Amici di Player Inside, bentornati alla top del lunedì. Gli amici nostri stanno sempre lì. Sì, nel vicolo, vabbè. Vabbè ragazzi. Noi li ignoriamo, ragazzi, perché dobbiamo andare ha avanti. Ha fatto il dito medio, ha fatto. Come minimo. Come minimo, oggi parliamo, ragazzi, delle assurdità nei videogiochi. E questa è ben la terza puntata che facciamo su questo argomento, perché sì, le assurdità nei videogiochi non finiscono mai. Vogliamo parlare della moglie o del marito in Skyrim che ti vende le cose? Sì, perché una volta che vi sposate in Skyrim, vostro marito o vostra moglie rimarrà a casa a vendere oggetti. Ma li vende a voi che siete il marito o la moglie? Ma che senso ha? Esatto, però certe volte capita che, per esempio, io è capitato che io mi sia fatto preparare un pasticcio da mia moglie, sì, in Skyrim, e poi gliel'ho rivenduto a lei stessa. Questo è ancora più assurdo. Spesso, non sempre, ma molto spesso i nemici hanno munizioni infinite, cioè voi dovete sudare per ottenere le vostre munizioni, magari le rubate proprio al nemico con le munizioni infinite e quello magari ne aveva solamente due rimaste per te. Esatto, sì, ce n'erano due, però come non è, vi sparava da tre quarti d'ora e vi avrebbe continuato a sparare per altri quarti d'ora. Sì, se l'aveste mantenuto in vita, se l'aveste risparmiato. È una cosa strana. Beh, però fa parte, ragazzi, tutte queste assurdità, tranne quella di Skyrim che gli vendi le cose, fanno parte del gameplay. Cioè, effettivamente è impensabile che i nemici possano avere un numero di munizioni assai risicato, perché ci deve essere nel gameplay l'elemento del, cioè il fatto che ti sparino, esatto, da tutti i lati. Cioè, almeno non quanto il giocatore, perché il giocatore deve avere delle limitazioni ben, sì, precise, mentre il nemico no, deve essere una minaccia. Però obiettivamente non è logico. Poi una volta era anche peggio, una volta i nemici neanche ricaricavano mai, per, sì, dire, negli FPS. Sì, anzi, adesso magari ricaricano. Adesso ricaricano. Comunque ce le hanno le munizioni limitate alcune volte, sì. Tra l'altro si potrebbe dire anche come assurdità che certe volte devi sparare sette volte nella faccia, o magari non proprio in faccia, perché c'è il cosiddetto headshot, no? Cioè che con un colpo in testa effettivamente li ammazzi, però può capitare che dobbiate sparare un nemico che è un essere umano normale, sì, bardato magari di tutto punto, ma non a tal punto da poter parare tutti quei colpi come invece fa. Ecco, questa è un'assurdità. Se la vediamo, questa assurdità, se le vediamo in senso assoluto, cioè sono in senso come verosimiglianza. Esatto, come, ecco, verosimiglianza. Poi se le vediamo in senso relativo al gioco che stiamo giocando, è tutto appunto relativo e quindi ci può stare. In generale nei giochi, quando siete feriti o vi fate male, se dormite, sì, tutto si ripristina come se niente fosse. In particolare mi viene in mente l'esempio di Fallout, in cui potete avere gli arti rotti, però se andate a dormire, niente, tutto ripristinato. Sei menomato, vabbè, tutto passato. Esatto, altro che gesso, cioè, altro che gesso. Cioè, no, cosa, esatto, serve il gesso? Però mai nulla potrà eguagliare il bacetto della nonna. Tutto passato. No, il bacetto quella della nonna, ragazzi, ragazzi, quella era la panacea di tutti i mali. Abbiamo parlato la scorsa volta del peso nell'inventario. Sì. Abbiamo visto come anche solo una piuma può rendervi sovraccarichi, cioè può impedirvi di camminare. Sì, sì, magari avete un fucile al plasma, bazooka, cannoni rotanti nel vostro inventario, però basta aggiungere una penna. Ma potete portare con voi tutti i soldi che volete, anche 10.000 ori, tappi nel caso di Fallout, qualsiasi, sì, soldo, senza problemi. E non si tratta di crediti riscattabili attraverso, che ne so, carta di credito, bonifici o quant'altro, sono proprio tappi nel caso di Fallout, che hanno un peso relativo, ma l'ingombro non è poi così tanto relativo. Insomma, già prendi 10 tappi, non sai come devi tenerteli in mano. Quindi, e insomma, non costituiscono peso. Non, anche costituiscono, questo ovviamente, ragazzi, concorre al gameplay, questo, sì, è ovvio, però non è logico. Una cosa che abbiamo fatto tutti, signori, è che è stato il motivo principe per cui abbiamo acquistato questo gioco, oppure lo abbiamo masterizzato, ovvero si parla, sì, negli anni 2000 era sempre masterizzata la copia di The Sims, sì, in cui abbiamo tutti ucciso, sì, i nostri abitanti, di cui facevamo gli dèi improvvisati, e no? Fin qui tutto normale. Farli nuotare all'infinito in una piscina togliendo la scaletta. Esatto, cioè voglio dire, se tolgono la scaletta nella piscina dove siete, sì, voi uscite lo stesso. Ma cioè vi arrampicate di, nel giro di due minuti buoni, cioè, e prendendovela con calma, cioè nel frattempo facendo il morto a galla per finta, nuotando, facendo una vasca in più, e poi dire vabbè, oh, mi faccio un salto in più perché... Non che affogate, scusate, com'è possibile? Anche perché la piscina non è che sia una piscina olimpionica di quelle altissime, ma anche fosse, voglio dire, la spinta dell'acqua vi aiuterebbe anche in quel caso. È una piscina normalissima da cui può uscire anche un bambino, quindi, sì, questo
questa cosa, no, muore. Io trovo già abbastanza strano che Mario in versione procione possa volare. Però vabbè, diciamo che lui un po' svolazza, eccetera. Plana, eccetera, più che plana. E poi, più che essere, come dire, ispirato al procione, per quanto sia effettivamente un procione, sarebbe una sorta di, sai, di quegli scoiattoli che si alati. Però in realtà è un procione. È un procione perché lui vola con la coda. È una via di mezzo. E in realtà però, sì, vola con la coda, però prende il volo, come se fosse un aereo degli EasyJet. Cioè, che senso ha? Vabbè, ma volendo, diciamo, farcela stare questa cosa. Facciamo bastare. C'è un'altra forma di Mario che non mi convince tantissimo, ovvero Mario coniglio. Perché quale animale migliore vola del coniglio? Meglio del coniglio. In Super Mario Land 2. In Super Mario Land 2, tra l'altro, posso dire, forse il mio Super Mario in 2D preferito, l'ho detto. Sì, allora, anche con questa assurdità. Con questa assurdità, erano bellissime le orecchiette così che facevano tanto kawaii, però volava. Anche lì planava, cioè in realtà prima svolazzava verso l'alto e poi atterrava. Sì, però qui non c'entra perché il coniglio. Perché il coniglio? Vola. Cioè nel procione uno può trovarci un collegamento con lo scoiattolo volante, ma con... No. Altra cosa biologica che non mi convince tantissimo nei videogiochi è Yoshi. Sì. Ok, Yoshi mangia e subito fa le uova. Cioè, tu vuoi dire che i tuoi figli sono tanti stronzi in questo modo? Poi comunque è femmina, quindi. No, è una specie asessuata. E fa le uova. Fa le uova, ma come se non ci fosse un domani. E poi in effetti gli basta mangiare anche un nemico e fa l'uovo. Che vuol dire? La lore di Yoshi, dell'uovo di Yoshi. Dentro l'uovo di Yoshi c'è un piccolo del nemico che ha appena mangiato. Mangiare nemici equivale a accoppiarsi con essi. Oh mio Dio! In realtà ci sarà tutta una sorta di wiki su questa cosa, per cui saranno già tutti informati, avranno fatto un sacco di lore e di teorie. Però fa le uova, signori. Sì. Sì. Una caratteristica che amo molto nei giochi, anche se un po' invecchiata, devo dire la verità. Un po' demodé. Ma che non ha molto senso, è il combattimento a turni. Esatto, allora, ribadiamo questo. È bellissimo il combattimento a turni e noi, forse un po' nostalgici, lo ricordiamo con quella nostalgia appagante al solo ricordo. Io reputo questa caratteristica molto bella, molto vintage ormai, però effettivamente è basata su un'assurdità, cioè il fatto che due nemici contrapposti debbano rispettare il proprio turno per potersi attaccare. Okay, questo già, vista in chiave assolutistica, è ok, ti ho accoltellato, adesso tocca a te, che fai? Ti accoltello pure io. Ah, miss. E tu? Miss. In alcuni giochi di guerra, questa mi fa ridere, sì. Mi fa ridere, sì, perché sì. In alcuni giochi di guerra, no, ci siete voi, ma ci sono anche i vostri compagni, sì. E combattete contro delle truppe, sì. Però come mai sparano soprattutto a voi? Perché gli sta sul cazzo più di tutti. Perché anche non questo. Al mio compagno e a me? Anche questo è un elemento di gameplay, perché ovvio. Giustamente ci deve essere un livello di difficoltà tale che tu possa essere appagato dal fatto che ti sparino da tutti i lati. Se parliamo di Mario Kart, della saga tutta, ci sono tante assurdità. Esatto. Però in particolare una balza all'occhio subito. Immediatamente. Il fatto che tu possa far scivolare un kart su una buccia di banana. Cioè voi immaginate di lanciare una banana dalla macchina, passa l'altra macchina e scivola. Fate questa prova, bambini. No, non fate nessuna prova. No, fate questa prova. Mettetevi fuori, provate a fare uno sgambetto a una macchina, vediamo che... No, ragazzi, no. No, no. Non lo fate. No. Non lo fate. No. Non lo fate. Tornando a parlare di inventario, a volte quando è troppo pieno tendiamo a lanciare a terra le cose che non ci servono, no? Per esempio vestiti, armi, spazzatura, in generale cose che non ci servono, ben ripiegati certe volte. Certe volte i vestiti sono proprio piegati, stirati, esatto. Buttati a terra. In mezzo alla città, sì. E nessuno ci dice niente. Alla faccia della raccolta differenziata, della sensibilità ecologica. Ma dico, non ci sono dei cestini in cui buttare le cose? Sì, sì, dovrebbe esserci, ma non funziona così. No. Anche questo è un elemento di gameplay per la serie. Vabbè, chi se ne fotte. Sì, chi se ne frega. Raiden, sì. Ma tu sei maschio o femmina? No, perché guardarti non si capisce. Almeno il professor Oak ha questi problemi. Sì, e diciamo che io dal busto in su sono maschio. Il resto voglio lasciare il mistero, chi lo sa? Dai, che la lore di Player Inside così si accresce. Perché poi voglio dire, no, il professor Oak vi chiede se siete maschio o femmina, sì. Ok? Perché non lo capisce. Mai. Però voglio dire, si capisce anche se siete dei bambini, siete maschio o femmina. Decisamente. E quindi che cacchio di problemi ha il professor Oak? È miope, probabilmente. Oppure ha una malattia per cui non riconosce soltanto il sesso delle persone. Ragazzi, se volete contribuire a questa serie, scriveteci nei commenti le assurdità secondo voi nei videogiochi, quelle che vi vengono in mente, tenendo in considerazione che ne abbiamo già fatte altre due di puntate, quindi andatele a recuperare. Esatto, quindi non scrivete il protagonista che fa il rambo della situazione e poi quando arriva nell'acqua muore, l'abbiamo fatto tipo già, oppure sì. Che ne so,
che i muri invisibili. I muri invisibili, cose abbiamo così. Già messo. Esatto, quindi ragazzi, mi raccomando, andate a recuperare le altre due puntate, se vi va, ovviamente. Se vi va, lasciate un like a questa puntata. Noi vi ringraziamo e ci vediamo come alla sempre prossima. Alla prossima. Ciao.